Ciao a tutti, sono Sogro Studios e qua in questo episodio delle recensioni improvvisate non recensirò solamente un treno, ma ben due. E addirittura luci e suoni, che sono Toby e Sarpi, il diesel del porto. E anche Sarpi è uno dei miei personaggi preferiti. Ma scendiamo nei dettagli. Allora, queste sono locomotive parlanti o luci e suoni sarebbe più corretto perché non parlano in queste versioni, perché diciamo che escono più versioni a livello internazionale. Per esempio, la versione inglese di questi treni parla e allo stesso tempo fa i suoni, quindi dicono anche qualche frase di vario genere. Invece la versione più universale, o per meglio dire anche quella che è capitata a noi in Italia, semplicemente vedete che fa i fischi o altri rumori del genere. Per esempio abbiamo Salti parlante, che abbiamo, diciamo che è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti anche proprio nella serie. L'ho dovuto stra-riempire di dettagli perché era veramente molto messo male rispetto a com'è veramente nella serie, però da quando è uscito il nuovo Salty nella nuova versione che play con il nuovo magnete, penso che anche quella versione non sia male, per cui non so se abbandonare definitivamente questo e passare alla nuova versione, oppure tenermi questo e usare la nuova versione occasionalmente. Sentiamo un po' le frasi o i suoni che fa Salpi. Il clacson, la risata la pirata, ancora il clacson, un momento che lo giro. Boh, rumore di un motore, questo non ho capito se erano le onde del mare o il rumore del motore diesel, giudicate voi. E infine ancora il clacson. E poi ricomincia, eccetera. Invece Toby ha solamente la campanella che suona, che spinge questo pulsante. Però in compenso sentite che fa anche un rumore di sbuffo quando mango. Mentre invece Salty, no, sentite che non fa niente di niente. Purtroppo, che peccato. Sì, diciamo che anche Toby come aspetto è uno dei miei, diciamo, uno dei prodotti che gameplay migliori, perché è proprio quello che si attiene di più alla forma originale senza cambiare troppe cose. Però bisognerebbe sistemare questi punti qui, li dovrei sistemare io con qualche pennarello o della vernice, perché vedete che la vernice originale è stata grattata via in molti punti, per cui dovrei un po' sistemare quello, mentre invece Salty sembra decisamente più a posto. Vedete? E infine, diciamo, un bel primo piano. Perfetto, guardate. E adesso li azioniamo insieme. Perché anche Salky dura di più. E fanno comunque anche una luce abbastanza forte. E la batteria, oltretutto, è ancora quella originale, visto che non l'ho mai cambiata da quando li ho presi, quindi questi treni sono decisamente versatili anche per la durata della batteria, che insomma dura veramente in eterno, considerato anche poi che magari questi modelli adesso non li tiro neanche più fuori tanto, per cui sono veramente sorpreso anche dalla durata della batteria. E da Sogro Studios & Co. è tutto, ci vediamo alla prossima recensione o video o quello che sarà. Ciao!